Fate un applauso a Donatella, una delle migliori governatrici che ha questo paese. Ha preso per mano una sedia a terra durante il Covid, l'ha tirata fuori dal pantano. Grazie, grazie, anche perché comunque l'ultima domenica prima del voto passare per una benedizione da sì vi serve, anche perché avrò qualche processo nei mesi a venire, quindi non mi porto a casa tutte le benedizioni possibili. E devo dire che stamattina abbiamo cominciato da una terra di buon auspicio, perché sono partito da Castel Giubileo, una periferia romana con degrado, immondizia, prostituzione, e la prima persona che ho incontrato era alle 9:15 da domenica mattina, era una suora che mi ha detto: noi preghiamo per lei, tenga duro. E quindi la domenica è cominciata, le suore sono coperte, facciamo i frati, abbiamo scherzi a parte, però attenzione, scherzi a parte mica troppo, perché non so se l'avete vista la notizia, io ho ripreso ieri dal Veneto, dell'inaugurazione di questa scuola nuova per i bambini, che è stata inaugurata questa settimana con le mamme, con le maestre, con i figlioli, e come da sempre accade in Italia, il prete è andato a dare la benedizione alle mamme, ai bambini, agli insegnanti della nuova scuola, e si è alzata una maestra che ha interrotto il parroco dicendo: no, il Padre Nostro no, perché è mancanza di rispetto nei confronti degli altri. Questa invece di farla maestra dovrebbe cambiare mestiere, per quello che mi riguarda. Non ho mai visto qualcuno infestidito da Gesù Bambino, dalla Madre Maria o dal Padre Nostro, però è il segno dei tempi. Qua qualcuno sta fraintendendo, sta spacciando per rispetto quello che è la cancellazione della nostra storia, della nostra cultura, della nostra identità, che non va imposta sulla terra. Assisi è paese d'accoglienza, l'Italia è paese di immigrazione, i nostri nonni sono andati in giro per il mondo portando lavoro, fatica e cultura, ma quando i miei nonni andavano in giro per il mondo non si sarebbero mai permessi di andare in un paese che li ospitava dicendo: no, non pregare così, non mangiare così, non fare cos'ha. Chi arriva in Italia trova un paese ospitale, però se comincia a fare il difficile e a pretendere che noi cambiamo il nostro modo di vivere, allora hai sbagliato paese e torna a casa tua, perché noi abbiamo bisogno di gente che dà rispetto. Noi offriamo rispetto, ma chiediamo semplicemente rispetto. Poi ognuno crede nel Dio che vuole, ma questo vale anche per il DDL Zan, perché ormai per il PD, se non c'è il DDL Zan in Italia, il paese, ognuno ama chi vuole. In questa splendida piazza, in questa domenica pomeriggio, ci sono donne, uomini, ragazzi e ragazze, a me non mi interessa e non è affar mio se ci sono eterosessuali, omosessuali, transessuali, pansessuali, gay, lesbiche, ognuno della sua vita privata fa quello che vuole. Il limite che però secondo me non si può superare è tirar dentro i bambini in queste discussioni, perché l'educazione dei bambini spetta alla mamma e al papà, non al genitore 1, al genitore 2, allo Stato o alla situazione, alla mamma e al papà. Quindi noi la pensiamo così, è un'idea d'Italia. Guardate il confronto di questi giorni, mi hanno chiesto prima i colleghi giornalisti, la sinistra, e ha il diritto di dirlo, è sindaco, la sinistra, poi però Donatella sarà un problema di cuore, perché c'è una parte di sinistra che dice che dall'anno prossimo bisogna tornare alla legge Fornero. Ma che cosa significa tornare alla legge Fornero? Noi abbiamo offerto con quota 100 la possibilità, non l'obbligo, la possibilità a centinaia di migliaia di lavoratrici e di lavoratori di andare in pensione dopo 38 anni di fatica a 62 anni di età. Questa scade il 31 dicembre. Cosa rischia di succedere dal 1 gennaio se vincono le idee di certa sinistra e di certi industriali? Che se maturi i requisiti per andare in pensione entro il 31 dicembre puoi andarci a 62 anni. Se maturi gli stessi requisiti facendo lo stesso lavoro nella stessa città, non il 31 dicembre, ma il 1 gennaio, gli anni non sono più 62 ma sono 67, di botto, in una notte, 5 anni di fabbrica, di ospedale, di camion, di negozio, di casa di riposo in più. Tornare alla legge Fornero sarebbe una follia dopo un anno e mezzo di Covid, lo impediremo con ogni mezzo democratico necessario. Non puoi rovinare, anche perché non sarebbe solo un danno, qualcuno forse non lo capisce a sinistra, non è solo un danno ai 63enni, ai 64enni, ai 65enni, ma è un danno soprattutto ai giovani, perché se tu trattieni sul posto di lavoro
fino a 70 anni, le donne e gli uomini, chi oggi di anni ne ha 20, quando è che comincia a fare il suo lavoro? Quando è che comincia a fare la maestra, il medico, il commerciante, il poliziotto, l'insegnante? Quindi, e su questo anche il voto di Assisi è una scelta di vita. Legittimo dire che bisogna andare in pensione a 68 anni. Secondo me 41 anni di lavoro, 41 anni di fabbrica, 41 anni di strada, 41 anni di casa di riposo non sono un privilegio per la pensione, sono un sacrosanto diritto per andare in pensione 41 anni di lavoro, anche perché gli anni medi in Europa prima di andare in pensione di lavoro sono 36. Qui non è che chiediamo, poi sono particolari quelli di sinistra perché dicono cancelliamo quota 100 ma rifinanziamo il reddito di cittadinanza. E no, amico mio, il reddito di cittadinanza io lo do a chi non può lavorare perché è disabile o perché è invalido, ma a chi non ha voglia di lavorare io non do 1000 euro al mese per magari lavorare in nero a fine settimana. No? Quindi sono due visioni del mondo che a Roma, a Milano, a Torino, ad Assisi si confrontano. Chi sceglie? Voi. Poi qua ci sono cittadini di Assisi, però sicuramente essendo una domenica in una delle città più belle del mondo ci saranno milanesi, ci saranno romani, ci saranno torinesi, ci saranno napoletani e genovesi. Ecco, io ho chiesto al sindaco di Assisi di lavorare, questo è il suo compito dopo anni di sinistra, perché Assisi sia ovviamente bella per i due giorni quando il turista viene a visitare Assisi, ma Assisi deve essere innanzitutto bella e vivibile per i cittadini di Assisi 365 giorni all'anno, non per quelli che arrivano, parcheggiano, mangiano, riprendono la macchina e vanno via. Quindi 365 giorni all'anno con un impegno, e questo già lo chiedevamo ai nostri sindaci prima del Covid, poi dopo il Covid a maggior ragione, ridurre le tasse comunali sugli artigiani, commercianti, bottegai e su tutti quelli che tengono viva e accesa la città. Altrimenti si vive solo su Amazon. È che palle la vita su Amazon, ormai se non compri qualcosa col click sei uno, se non c'hai il monopattino elettrico, se non vai su Netflix e se non compri qualcosa su Amazon sei un cittadino di serie B. Io preferisco andare in negozio a comprare le cose dalle persone che conosco, che almeno pagano le tasse ad Assisi, non pagano le tasse dall'altra parte del mondo, perché uno dice però bisogna stare sul mercato, amico mio. Ma se tu vendi in Italia a prezzi fuori mercato e poi paghi le tasse all'estero e paghi di meno i tuoi dipendenti e i tuoi fornitori, grazie, com'è che fa a reggere la concorrenza alla bottega? Che poi attenzione, Assisi è già più avanti rispetto alle altre città perché guarda la giornata di oggi, Covid sì, Covid no, però ci sono fortunatamente turisti da tutta Italia e spero presto anche da tutta Europa e da tutto il mondo. E spero che siano le ultime settimane in cui i telegiornali aprono con le notizie del Covid, perché non ne posso più, e spero che sia veramente alle spalle questa cosa, che è solo in Italia che è così. Se voi guardate, e se ci sono dei cittadini stranieri che vivono all'estero lo diranno, le televisioni in Germania, in Gran Bretagna, in Spagna, in Belgio, parlano di altro. È come... E ogni tanto a me viene il dubbio, e lo dico da uno che ha due dosi di vaccino, c'ha il Green Pass, c'ha il tampone, c'ha tutto quello che vuoi, però a qualcuno ogni tanto fa comodo continuare a parlare di Covid e non parlare di altro, probabilmente. Torniamo a vivere, torniamo a vivere. Io mi rifiuto di lasciare a casa milioni di lavoratori a metà ottobre, medici, avvocati, infermieri, poliziotti, pompieri, carabinieri, insegnanti. Quindi salute e lavoro. Poi sulle tasse io devo dire che sono contento sta settimana, perché noi ogni tanto facciamo battaglia, quando fai battaglia, quando giochi una partita, a volte vinci, a volte perdi, a volte abbiamo perso, questa settimana ne abbiamo vinte due di partite, ma non per la Lega, per l'Italia, perché abbiamo convinto Draghi e il governo a tirare fuori 3 miliardi di euro per tagliare le tasse sulla bolletta della luce e del gas per aiutare le famiglie e i piccoli imprenditori che altrimenti avevano un salasso che non si immaginava neanche. E poi sempre questa settimana Draghi dall'industria gli ha detto mi impegno a non aumentare nessuna nuova tassa, e quindi un no secco all'aumento dell'IMU, perché le case degli italiani sono già state tassate e supertassate, e tassare la casa degli italiani sarebbe immorale,
in un momento come questo, perché uno magari ci ha messo 30 anni di sacrifici per comprare quella casa, quindi ci sarà rimasto male Letta, perché Letta se non passa non gode, ognuno nella sua vita ha i godimenti che si... Io mi diverto in un'altra maniera, mettiamola così, però a questo c'è la patrimoniale, la tassa di successione, la tassa sui conti, quella tassa, c'è un ministro, faccia l'anima di ricordare, dice che bello pagare le tasse, ma insomma, io non trovo sta gente ansiosa, altra frontiera che ancora non abbiamo vinto, seppur in parte, sempre questa settimana l'ha scritto il Sole 24 Ore, il quotidiano di Confindustria, ieri l'altro, già grazie a quei rompiscatole della Lega sono state rottamate 16 milioni di cartelle esattoriali di Equitalia, il nostro obiettivo è rottamarle tutte, perché Equitalia è l'ultimo degli ospiti attesi dopo la ripartenza, quindi si fa fatica, però ci siamo. In bocca al lupo Sindaco, poi sul tema sicurezza, perché molti anche l'ultima volta che venni a bere un caffè da Assisi giustamente chiedono sicurezza, il Sindaco non può far tutto, però qualcosa sì, qualche telecamera in più, qualche assunzione di agenti della polizia locale in più, qualche ordinanza antidegrado il Sindaco la può fare, poi non vedo l'ora che la Lega torni in forze al governo, perché controllare chi entra e chi esce nel nostro paese non è un capriccio di Salvini o della Lega. Controllare chi entra e chi esce dal nostro paese è un sacrosanto diritto per un paese che non può far arrivare chiunque. Questa settimana, Donatella, che te fai l'avvocato, ho scoperto una roba curiosa. Già, vabbè, io andrò a processo il 23 ottobre, a proposito di preghiere intercedenti, però 23 ottobre è un sabato mattina alle 9:30 vado a processo a Palermo e già hanno spostato l'udienza, non in tribunale ma in carcere, però è la prima udienza, è per ragioni di sicurezza, diciamo che non è il massimo della vita dal sabato mattina in carcere a Palermo, però io vado a sto processo e sta settimana mi chiama il mio avvocato, la Giulia Buongiorno, con la lista dei testimoni contro, perché ovviamente io porto testimoni a favore, porto uomini delle forze dell'ordine, poliziotti, carabinieri, guardia costiera, poi mi porto anche Conte, Di Maio, Toninelli, Dalla Morgese, per capire se c'erano, se dormivano, se si accorgevano di che cosa firmavano, non so perché magari non capivano che cosa stava succedendo, però sai mai. E nei testimoni contro, che dovranno venire in aula, quindi convocati dalle parti che mi accusano, c'è il sindaco di Barcellona. Cosa c'entra il sindaco di Barcellona? Verrà a farsi una vacanza a Palermo e buon per lei. Ma soprattutto c'è, mi sono riletto due nomi, poi ho visto l'indirizzo, Richard Gere. Che wow! Richard Gere, questo dovrebbe venire da New York a Palermo. Non so come si pronunci, ma se ti piacciono i clandestini pigliateli a casa tua negli Stati Uniti senza venire a darci lezioni qua in Italia. Ma adesso, ma siamo un paese surreale, l'ex ministro dell'interno va a processo e come testimone a suo carico arrivano il sindaco di Barcellona, che non ho mai avuto il piacere di conoscere nella mia vita, e Richard Gere, che al cui chiederò l'autografo per portarlo alla mia mamma, che però mi sta un pochino meno, ma per dire, ragazzi, il voto del 3 e 4 ottobre è un voto importante per Assisi, per le frazioni, e avete un territorio straordinario e curatelo bene e tenetevelo bello stretto e non svendetelo alla speculazione edilizia, all'interesse, al cemento, perché è veramente una delle perle di questa Italia che è bella tutta da nord a sud, e quindi avere un sindaco che non fa il sindaco per guadagnarci o far guadagnare qualcuno, ma che fa il sindaco per l'interesse dei cittadini, fa la differenza. E quindi fategli un applauso, perché avrà 5 anni di duro lavoro. Poi è anche una scelta di un'Italia che sarà, io l'ho detto, poi possiamo avere ragione o torto e lo decidono i cittadini, però noi puntiamo sul lavoro, sui giovani, sulla scuola, e ne parlavo col ministro della scuola,
bisogna cambiare anche il modello di fare scuola, perché io sto incontrando imprese, albergatori, falegnami, grandi industriali dell'elettronica, la moda, il tessile, la nautica. Bisogna tornare a spiegare più che ai ragazzi, ai genitori, che non è che se tuo figlio non fa il liceo classico, il liceo scientifico, ma va all'istituto tecnico, vale di meno, perché noi abbiamo assolutamente bisogno di tornare a investire sulla formazione professionale, sull'artigianato, sugli ITIS, sulla manualità, sulle materie scientifiche, e tutti a fare lettere e giurisprudenza. Abbiamo bisogno di ingegneri, di geometri, quindi di ricostruire il paese come fecero i nostri genitori, i nostri nonni. Quindi in bocca al lupo, sono contento, ripeto, stamattina Castel Giubileo, Porta Portese, poi Ostia, e poi siamo stati Spoleto, Assisi, poi Cortona e Siena. Oggi tocco delle città straordinarie, e ad Assisi si vota per il sindaco, a Spoleto si vota per il sindaco, a Roma si vota per il sindaco, a Cortona e Siena no. E uno si domanda cosa ci va a fare questo qua a Cortona e Siena, no il turista, perché altrimenti facevo altro. Questi 30 secondi, e lo dico perché la scelta di Assisi ovviamente è una scelta che non si ferma nelle mura di questa città, ma è una scelta anche di vita, di politica, tra la Lega, il centrodestra, il PD e la sinistra, anche in questa piazza. È bello, noi siamo qua in tante persone a parlarci, di là c'è un gazebo degli amici del PD e 5 Stelle, non rischiano assembramenti, non rischiano... Vabbè, ma va bene così, così. Non c'è rischio, saluto, ma va bene... Però 30 secondi, perché le televisioni non lo raccontano, perché si vota a Siena e provincia, perché voi domenica votate ad Assisi, si vota anche in 36 comuni di Siena e Arezzo, Siena e Val di Chiara. Perché si vota? Non perché è successa una catastrofe, perché si è dimesso il parlamentare che era stato eletto a Siena e provincia. E chi era il parlamentare? L'ex ministro dell'economia Padoan, perché era di Siena? No, di Roma. Però l'ex ministro dell'economia del PD, Padoan, da ministro dell'economia aveva tirato fuori alcuni miliardi di euro di denaro degli italiani per salvare il Monte dei Paschi di Siena, e poi il PD dove lo candida? A Siena. Quindi quello fa il ministro, tira fuori dei miliardi per salvare la banca di Siena, si candida a Siena, sta lì un po', ovviamente a Siena non ci va mai, e poi si dimette. Perché si dimette? Perché va a fare il presidente di una banca, va a fare il presidente di Unicredit. Quindi si dice, ministro, dai soldi a Siena, si candida a Siena, viene eletto a Siena, si dimette da Siena per andare a fare il presidente di Unicredit. Che notizia esce il 29 luglio di quest'estate? Che c'è una grande banca italo-francese che è in trattativa per comprare il Monte dei Paschi di Siena. Indovinate qual è questa banca? Unicredit. Per quello fa il ministro del PD, dai soldi alla banca di Siena governata dal PD, si candida a Siena, viene eletto a Siena, si dimette a Siena, va a fare il presidente di una banca nominata dal PD, e poi stranamente quella banca è in trattativa per comprare il Monte dei Paschi di Siena. Ma attenzione, lo dico agli imprenditori, è la prima volta nella storia dell'uomo che c'è un acquisto particolare, nel senso che Unicredit sta trattando in queste ore per comprare il Monte dei Paschi di Siena, ma se la compra non paga, viene pagato dallo Stato e quindi da noi 10 miliardi, cioè per comprarsi Monte dei Paschi di Siena lo Stato darebbe a Unicredit 10 miliardi, e quindi quello va a far banchiere, e chi candida il PD a Siena? Il segretario del PD Letta. Se non è una schifezza questa, ditemi voi qual è una schifezza. E dov'è la Banca d'Italia, la BCE, la Consob, la Procura di Siena, è Report, è il Fatto Quotidiano, è la Repubblica, è tutto il resto del mondo. Quindi io non sono testone, vado a Cortona, vado a Siena, sono stato a Montepulciano, sono stato a Monteriggioni, sono stato a Sinalunga, sono stato ad Asciano, e giro questi 36 comuni, perché i senesi non sono delle pecore da posare. A parte il fatto che sono buono a fare così anche io l'imprenditore, infatti io l'ho detto a un mio amico, se Unicredit chiede 10 miliardi per comprarsi il Monte dei Paschi di Siena, noi rilanciamo, a me ne bastano 9. Cioè se a me danno 9 miliardi mi compro io il Monte dei Paschi di Siena, perché l'unica trattativa in cui vado in quella gelateria lì e vado a prendere il gelato, invece di pagare io il gelato, è il gelataio che mi paga per mangiare il gelato. Che siamo solo in Italia, succedono delle robe così. Tra Richard Gere e il Monte dei Paschi di Siena, ragazzi, sull'orgoglio, viva Assisi, viva l'Italia, viva la Lega.
e grazie a voi per quello che fate, per quello che farete, per il sorriso, per l'energia, per l'entusiasmo, per la voglia di fare. Grazie veramente a tutti voi. E torno qua dal sindaco. Ci vediamo in ufficio da te la prossima volta. Grazie di cuore a tutti voi. Buona domenica e buona vita. E un abbraccio anche ai compagni, andatevi a trovare, poverini che sono soli.